Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi voglio fare questo video sui makeup e beauty trends che devono assolutamente morire nel 2018. Come ben sapete, ce ne sono sempre tantissimi e si vedono spuntare come funghi su Instagram, su YouTube, eccetera. Con questi, ci sono questi trend con queste cose assurde e pazzesche che nessuno di noi farebbe davvero prima di uscire di casa, spero. Insomma, alcuni sono un pochino più fattibili di altri, ma per la maggior parte sono parecchio parecchio assurdi e quindi oggi ho voluto raggruppare quelli che secondo me sono i più indecenti davvero che ho visto sul mondo del web, nel mondo del web, per stringersi tutti assieme con la speranza che scompaiano del tutto in questo nuovo anno. Bene, ok, primo trend, e forse è il meno grave di tutti, in questa lista che vi farò, praticamente è il trend del contouring portato all'estremo, cioè significa fare il contouring al viso in un modo per niente naturale e molto 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 forzato, molto forte, molto marcato, che poi devi sfumarlo per 6 anni in modo da ottenere un risultato naturale, che alla fine vai a sfumare talmente tanto, vai a togliere talmente tanto prodotto che alla fine tanto valeva applicarne molto di meno. Non so se avete presente di quello che sto parlando, cioè non so se avete presente, praticamente si fanno una riga marrone, poi contouring al naso qua, poi la pallina qui e poi il contouring qua e poi il contouring qua, ma proprio marrone 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 forte, e poi ci vogliono ovviamente 76 passate per sfumare tutto. Non ha senso, si può fare un contouring un pochino più naturale con meno prodotto, così risparmiamo anche un po' di prodotto che non fa mai male, e poi basta sfumarlo un pochino e siamo a posto, ecco. Trend numero 2, e io vi giuro che quando ho visto questa cosa spuntare io non riuscivo a farmi una ragione, perché non sta bene a nessuno, cioè non è una cosa decente, io non potrei mai uscirci così, e sto parlando delle sopracciglia a onda, cioè le wavy brows. Allora, io capisco che ormai va di moda fare le sopracciglia in tutti i modi, alcuni le fanno leggermente colorate, c'è veramente di tutto, vanno di moda un pochino più scure, insomma. Quindi io capisco che si possa giocare un attimino con le sopracciglia, però queste wavy brows, io posso vederle sulle passerelle e pensare che sia una cosa carina, perché appunto, insomma, si tratta di una passerella, una sfilata di moda e basta. Però il fatto che qualcuno se le faccia davvero per uscire di casa, diciamo che mi inquieta parecchio, nel senso che è un po' inquietante vedere queste sopracciglia così, e c'è chi le fa veramente super super definite, super perfette, però tutte così a onde, è terribile, spero che questa cosa nel 2018 sia già morta, siamo a febbraio quindi magari io non me ne sono accorta, spero, anzi non menzioniamole proprio, che forse è davvero l'ora che questo trend finisca e vada nel dimenticatoio per sempre, forever. Trend numero 3, e questo è un trend che io ho scoperto solo negli ultimi mesi dell'anno 2017, e praticamente se con le wavy brows ci sono rimasta, con questo trend ho pensato, cioè ho perso fiducia nel genere umano, femminile più che altro, perché io non so come. Allora, spero che sia nato per sbaglio, spero che sia nato per scherzo, spero che sia stato assolutamente un gioco, che nessuno ci esca davvero, perché un trend purtroppo che si è visto tanto è avere e mettere le, non sto scherzando ragazze, e mettere le ciglia finte all'interno delle narici in modo da far sembrare che i peli del naso fuoriescano dalle narici. Io lo so che sentire questa cosa probabilmente vi sembra assurda, però vi garantisco che la gente lo fa davvero, ed è una cosa che, cioè, mi inquieta ancora più delle wavy brows. Ma io oggi ho deciso di provare questo trend per voi, e qui ho le ciglia finte e adesso noi faremo questo esperimento sociale e vedremo che cosa ne viene fuori. E io vi dico solo che spero che questo video non lo vedrà nessuno, nel senso che mi vergogno sinceramente di fare una cosa del genere, però per il mio pubblico questo è tutto, per i miei follower andiamo a provare questa oscenità. Allora, credo di dover tipo arricciarle circa, forse, come? Così, arricciamole, ok, qui, mamma mia,
Ok, credo di esserci e adesso la inserisco all'interno del naso. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ma è terribile. Oh mio Dio, è la cosa più assurda che io abbia mai visto nella mia vita. Ok, perché no? Proviamolo anche da quest'altra parte. Insomma, abbiamo fatto 30, facciamo 31. Ma c'è veramente gente che così ci uscirebbe? No, dai, secondo me era per carnevale. Ma però non era nel periodo di carnevale. Oh mio Dio, dai, giustifichiamola questa cosa. E speriamo che fosse stato nel periodo di carnevale. E vediamo un po'. Oh mio Dio. Cioè, ma vi sembra normale? Cioè, ma vi immaginate che voi praticamente uscite così, allora siete tutte super truccate, tipo come me in questo momento, e poi uscite e siete così. E tipo, se uno vi guarda e dite, beh, cioè, non lo so, io quasi quasi questo esperimento lo farei, cioè andare in giro così, e tipo se qualcuno mi guarda male, gli dico, beh, cioè, e quindi, malissimo, e poi mi giro, no, cioè, vi giuro, no, questo è un po' troppo, ecco, così, no, no, cioè, non si può, non è normale. Oh mio Dio, non voglio più toglierla, mi viene da starnutire perché fa il solletico, non voglio più toglierla perché mi faccio morire dalla ridere, vi giuro. Ok, ho tolto le ciglia e mi fa ancora tutto il solletico, stranissimo, vi giuro che, cioè, sarebbe troppo un esperimento da fare, andare in giro con sta roba e vedere gli altri come reagiscono. Comunque, questo trend, io non capisco certi trend, chi se li inventa, ma soprattutto perché? Cioè, perché ti inventi un trend del genere? Boh, non lo so. Comunque, passiamo al prossimo trend che io vorrei davvero che finisse una volta per tutte. E devo dire che questo trend è anche molto molto diffuso. Io adesso non voglio offendere nessuno, so che ad alcuni piace e io sono al 100% dell'idea che se qualcosa ti piace e non danneggi gli altri, tu nella tua vita puoi fare tutto quello che vuoi. Assolutamente sono la prima a dirlo, però a me personalmente non piacciono per niente e sto parlando delle unghie. Avete presente quelle super super lunghe, super appuntite, per niente naturali, cioè lunghissime, sono più artigli che unghie, tutte colorate con Swarovski, brillantini, fiocchetti, catenine, orecchini, cioè è veramente, è il delirio più totale. Ne fanno di tutti i colori e posso capire, è arte, perché è molto difficile fare determinate nail art, fare determinati disegni, insomma è una cosa molto precisa, un lavoro molto preciso, molto difficile che insomma richiede un sacco di esperienza, un sacco di tempo, però perché? Cioè, certo che può piacere, eccetera eccetera eccetera, però deve essere la cosa, oltre a personalmente a ritenerle orribili, ma deve essere anche la cosa più scomoda del mondo, perché tu, cioè, praticamente sei così con queste unghie lunghissime, mille robe sopra e non puoi fare niente. Cioè, se tu ti metti le mani in tasca, per esempio, ti ritrovi, cioè, le togli dalle tasche e non hai più le unghie. Cioè, è una cosa che non riesco a concepire, però è una cosa che sta andando un sacco di moda e non credo che la farò mai, non credo che la farò mai, le mie unghie sono corte e mi piace avere un colore naturale e insomma abbastanza sobrio, ma magari nel prossimo video impazzisco e mi faccio le unghie col Signore degli Anelli. No, però davvero questo trend secondo me necessita di morire e rimanere nel 2017 e 16 e 15, però lasciamolo lì e non portiamolo nel 2018, ok? Ok, speriamo. Altro trend che io spero con tutta me stessa che rimanga nel 2017, quindi nel passato, non portiamocelo nel 2018, vi prego, e non uscite con nuove idee di questo tipo. Allora, applicare il fondotinta, il correttore, con oggetti che non sono propriamente stati pensati per l'applicazione del trucco, come ad esempio coppette dei vari reggiseni in silicone o no, come preservativi, cioè io ne ho viste veramente di tutti i colori, penso che quella del preservativo sia stata la peggiore di tutte. Io voglio dire, la Beauty Blender ha un sacco di dupe, si può trovare in un range di prezzo che va da 1 euro a non lo so quanto costa Beauty Blender, 18 euro, 16 euro, una roba del genere. Cioè, compratevi una spugnetta per il fondotinta, vi prego, smettetela, perché
ho visto applicare il fondotinta con tutte le cose possibili al mondo, praticamente con tutte le cose che noi abbiamo in casa stanno applicando il fondotinta. Vi prego, smettetela. I palloncini lasciamoli per le feste, i reggiseni lasciamoli per l'uso che hanno, i preservativi soprattutto, e cerchiamo di applicare il fondotinta con roba normale. Grazie, grazie, spero davvero che questa cosa funzioni, anche se purtroppo ho i miei dubbi e ho le mie... così, mi sembra, secondo me, nel 2018 arriveranno altre robe strane che saranno ancora peggio del preservativo, che saranno ancora peggio di queste cose qua per applicare il fondotinta, quindi ho paura, ma allo stesso tempo spero che invece non escano, che questa cosa... ce lo dimentichiamo un po' tutti, ecco. Poi, altro trend, e questo anche va avanti da diversi anni, è il trend del contouring, ma stavolta non sto parlando del viso, sto parlando del contouring sul corpo. C'è gente che si fa il contouring sulle braccia, sul décolleté, sulla pancia, sui glutei, sulle gambe. Ci sono video e foto che spiegano come fare il contouring di tutto il corpo. Anche qui non voglio dire niente, ognuno fa quello che vuole, se a te piace fatti il contouring di tutto il corpo, perché no? Ma la trovo una cosa profondamente, profondamente inutile. Perché devo farmi la tartaruga finta sulla pancia se non ho la tartaruga sulla pancia? Se voglio la tartaruga faccio ginnastica, faccio pesi, qualsiasi cosa sia, faccio addominali. Se non ce l'ho però... accettiamoci come siamo e chi se ne frega, basta con questo contouring. Anche il seno, voglio dire, se uno ha una prima, se uno ha una prima o una seconda, perché c'è qualcosa di male ad avere il seno piccolo? Non c'è niente di male, non serve fare il contouring per farlo sembrare più prorompente e quindi con le ombreggiature. Accettiamoci, chi se ne frega se abbiamo il seno piccolo, va benissimo, non serve fare questo contouring con le gambe. Se abbiamo i polpacci un po' più grossi, chi se ne frega, non serve andare a fare il contouring tutti i lati. Quindi io spero davvero che questa cosa finisca. Non so a chi è saltato in mente di andare a fare il contouring in posti oltre al viso, ma spero davvero che questa persona scompaia dalla faccia della terra, e con lei o lui anche questo trend. E poi, ultimo trend che voglio menzionare oggi, e questo è un trend di cui io personalmente sono colpevole, lo so, l'ho fatto molto in passato quando non facevo i filler alle labbra, adesso a rivederlo, penso magari forse era meglio di no. Comunque sto parlando del trend di overlining your lips, cioè di andare a stendere la matita sulle labbra troppo fuori il contorno. Allora, io sono dell'idea in realtà che se andiamo a stenderla proprio leggermente fuori dal contorno, solo in alcuni punti, non sta male, il risultato è naturale, non si vede. Se però, non so perché sto gesticolando tantissimo in questo video, però se andiamo a farlo così esagerato è veramente veramente brutto da vedere, perché si vede dove finiscono le labbra e si vede che abbiamo applicato la matita praticamente sul viso, non sulle labbra. Quindi questa è una cosa che appunto è super super ormai sviluppare, cioè lo fanno tutti, vi prego non fatelo più, perché vi giuro, a meno che non sia proprio poco poco poco, si vede e non è un granché. Ecco, quindi ragazzi e ragazze, questo era il video di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto. Scrivetemi come al solito tutto nei commenti se avete altri suggerimenti, se volete vedere altri video, qualsiasi cosa. Ultimamente mi è stato detto che, e mi sto sentendo tantissimo in colpa, mi è stato detto che io non rispondo quanto dovrei ai messaggi, specialmente a quelli privati, eccetera eccetera, e io lo ripeto di nuovo perché vi giuro che è una cosa che mi sta molto molto a cuore, ma se non riesco, cioè se non rispondo a tutti i messaggi privati, non è che lo faccio perché sono cattiva o lo faccio apposta perché io mi sento tipo meglio di chi mi segue, ci mancherebbe altro. Il fatto è che quando tu ricevi migliaia, non parlo di decine o di centinaia, io parlo di migliaia, quando ricevi migliaia di commenti, migliaia di messaggi privati, migliaia di commenti al giorno, io faccio di tutto per leggere tutti i commenti pubblici che mi vengono, tipo sotto i video metto cuoricino, li guardo tutti, a qualcuno riesco a rispondere nei commenti, ma rispondo anche molto privatamente. Il fatto è che quando tu hai migliaia, migliaia di messaggi privati, tu rispondi a 20 in una giornata, e comunque solo lo 0,01%, non è mai mai abbastanza, e purtroppo dovrei proprio bloccarmi, non fare più video, non fare più niente e rispondere solo ai vostri messaggi, ai vostri commenti, che non avrebbe tanto senso. Quindi io cerco sempre di rispondere pubblicamente, magari quando ci sono, quando siete in tantissimi che mi fate la stessa domanda, allora lì rispondo in video, così so che riesco a rispondere a tutti nello stesso momento. Però non ve la prendete se mi mandate un messaggio privato e non vi rispondo. Il fatto è che
per esempio su Instagram in direct io riesco a vedere soltanto i messaggi tipo di i messaggi privati di oggi e non so nemmeno se arrivo a quelli di ieri, perché dopo un po' non te li fa più vedere e io non riesco, cioè non riuscirò mai a starci dietro. Siete sempre di più, siamo quasi 600.000 su Instagram, siamo 350.000 quasi su, no, siamo 600.000 su YouTube, siamo quasi 350.000 se non sbaglio su Instagram, e non capite che non posso riuscire proprio a rispondere a tutti, siamo 300.000 anche su Facebook, è davvero davvero difficile per me, ma capitemi, vi prego, non pensate che io lo faccia perché sono sbruffona o perché, cioè mi è stato detto che non bisogna solo arricchirsi senza pensare ai propri follower, ma io non, cioè io penso sempre ai miei follower, in realtà, anzi ci tengo sempre a dirlo che se non rispondo è perché proprio non riesco materialmente, ma che comunque vi apprezzo tantissimo. Spero che arrivi questa cosa, perché per me è davvero difficile. Se mi vedete per la strada vi prego salutatemi e fermatevi, salutatemi, perché almeno così ho l'occasione di vedervi, e poi ovviamente ci sono sempre gli incontri che cerco sempre di organizzare con voi in modo da vedervi e conoscervi di persona, così potete farmi le domande dal vivo. Quindi scusate per questo fuori tema dal video, ma è una cosa che mi sta molto a cuore, quindi ci tengo tanto a dirvelo, a farvi sapere che siete importanti per me. E niente, questo è tutto, un bacio grandissimo e noi ci vediamo alla prossima, ciao!